Regionale Rai della Puglia a Bari questa mattina all'iniziativa della CGIL dedicata alle politiche per il mezzogiorno con il segretario generale Maurizio Landini. C'era lì per noi Danilo Giannese. Non è il momento delle piccole patrie o del fatto che ognuno da solo risolve i suoi problemi. È il momento di pensare in grande, di fare sistema, di avere in testa non cosa succede domani mattina, ma cosa succede nei prossimi 10-15 anni. No all'autonomia differenziata. Da Bari, per l'iniziativa nazionale della CGIL sul mezzogiorno, Landini respinge la richiesta di maggiore autonomia delle regioni, che torna a fare capolino in campagna elettorale. Per il segretario della CGIL, il divario nord-sud si supera unendo il paese, non dividendolo. La priorità: usare bene i fondi del PNRR, il 40% dei quali destinato al mezzogiorno. Oggi è il momento di un piano straordinario di assunzioni nei settori pubblici, dalla sanità alla scuola ai comuni, per introdurre quelle competenze, quelle tecnologie, per permettere ai giovani, ad esempio del mezzogiorno, di non dover andare all'estero, di dover andare via per poter sostanzialmente lavorare. Sul caro bollette, Landini chiede al governo di destinare ai cittadini in difficoltà gli extra profitti delle aziende. Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale siano al centro della trasformazione, un processo che chiama direttamente in causa anche la Puglia. Le grandi multinazionali stanno pensando alla Puglia come hub energetico, perché molto banalmente il nostro vento, il sole, le nostre condizioni climatiche consentono investimenti di questo tipo. Il vero tema è queste transizioni, questi investimenti sul piano energetico del futuro creano anche occupazione, sono legate anche a un progetto di sviluppo industriale per la nostra regione.